Vi vogliamo così! Vi vogliamo così! Vi vogliamo così! Bene ragazzi, sta finendo la partita. Allora, voglio sottolineare due cose. Due cose che da sole danno l'importanza di questa partita. Una, Hakan Çalhanoğlu. Due, Ante Rebic. I due giocatori fondamentali per questo Milan. Questi due sono giocatori che veramente sono fondamentali. Ma partiamo dall'inizio. Primo tempo, come ho detto nel video di prima, che è stato un inframmezzo fra primo e secondo tempo, due squadre che si sono equivalse, ritmi lenti, caldo, e adesso sono un po' incazzato, perché non bisogna essere scienziati per capire che a Milano il 28 di giugno ci sono 40 gradi alle 5 di pomeriggio. Ma vabbè, lasciamo perdere, la portiamo a casa, la stiamo portando a casa e via avanti così. Allora, oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare pagelle? 8 a tutti? Le pagelle lasciamo fare agli altri che sono canali di intrattenimento. Qua si parla seriamente, no, sto scherzando, per carità. Comunque, iniziamo, va bene, niente, nel secondo tempo siamo entrati con un altro passo. Abbiamo letteralmente tenuto lì la Roma per tutto il secondo tempo praticamente, a parte un paio di volte che ci siamo fermati per rifiatare un po' e la Roma è venuta su, ma senza creare grandi pericoli. Gigi non ha fatto parate e vabbè, adesso mi sto perdendo gli ultimi minuti, ma fa niente. Ci siamo lamentati per un rigore nel primo tempo, alla fine ce l'ha andato nel secondo, va bene così, pari e patta, a noi va benissimo. Comunque, stavo dicendo, primo tempo ritmi blandi, una partita noiosa. Nel secondo tempo il Milan è entrato dentro con una marcia in più. Questo è per farvi vedere che e dare i suoi meriti a mister Pioli. Pioli è un allenatore che c'ha sotto due palle così, ma e questo è riferito a chi domani mattina farà il video dicendo che questa vittoria non è di mister Pioli. Tu non hai capito un cazzo, amico mio. Comunque andiamo avanti, non parliamo di sti quattro scemi che non mi interessano. Secondo tempo spettacolare dei ragazzi, giocare a questi ritmi con questo caldo, sono stati, non ci hanno messo cuore di più, grandissimi, davvero. Altro, vorrei fare un discorso invece in negativo. Jack Bonaventura, quando è uscito lui il Milan è cambiato. Allora, l'importanza di Çalhanoğlu adesso ve la spiego. Çalhanoğlu deve giocare in mezzo, perché quando lui ha giocato in mezzo, con la mobilità di Çalhanoğlu, ha dato spazio a Theo Hernandez di partire e venire su da dietro, e Paquetá riusciva a muoversi molto più facilmente sulla fascia, perché avendo Jack Bonaventura piantato in mezzo, Çalhanoğlu non riusciva a infilarsi dentro e quindi Theo non riusciva mai a venire su. Appena è uscito Jack, Çalhanoğlu è stato spostato in mezzo, è entrato Paquetá che riusciva a fare delle diagonali e tagliare venire in mezzo al campo, verso l'aria, e quindi Theo Hernandez aveva tutta la fascia libera per poter venire su. Questa è la lettura più facile che c'era. Io continuo a dire che secondo me Paquetá dovrebbe giocare, se dovrebbe giocare di più. Comunque fiducia a mister Pioli, la partita l'abbiamo portata a casa, sono contento così. Per farvi vedere Pioli, quanto, quando la gente dice che Pioli è un debole, uno, avete sentito Pioli quando gli ha detto a Gigio Donnarumma non devi dire lasciala, devi dire lascia? Questo dimostra che mister Pioli, ve l'ho già detto, c'ha sotto due palle così, ok? Bisogna notarle queste cose, se non le notate è perché non siete degli intenditori di campo, questo ve lo posso assicurare. E chi andrà a dire domani che questa non è la vittoria di Pioli è perché non capisce un cazzo di calcio. Comunque adesso veniamo alle pagelle, dai, forza Gigio, voto 6, non ha fatto grandi interventi, ha fatto il suo sicuro come sempre. Conti, buona partita, 6 anche per lui.
Chiaer e Romagnoli partita normale, non sono stati impegnati tantissimo, forse un po' di più nel primo tempo, voto 6 e mezzo per tutte e due, Theo Hernandez 6 e mezzo, è stato un po' più libero dopo il quarto d'ora del secondo tempo e quando Theo ha lo spazio fa vedere quello per cui è stato preso. Insomma, Bennacer e Kessié ottimi come sempre, Kessié giocatore completamente ritrovato, non so quanto convenga scambiare Kessié per Bakayoko, come dite tutti, perché se Kessié è quello di oggi e di contro il Lecce, io mi tengo tranquillo Kessié e non spendo soldi inutili, spenderei quei soldi per altri giocatori. Allora, andiamo a fare due considerazioni separate. Castiglieco per spirito prende sicuramente 6 e mezzo. È stato ostacolato dal fatto che sulla sua fascia c'è sempre stato il sole. E quindi, se in mezzo al campo all'inizio c'erano tanti gradi, sulle fasce ce n'erano ancora di più. Invece, nel secondo tempo, dopo che Castiglieco comunque ha corso lo stesso tutto il primo tempo, era già stanco e quindi non è riuscito a dare l'apporto che dà di solito, ma io a Castiglieco gli do lo stesso 6 perché Castiglieco è un giocatore che per il Milan è fondamentale. Jack Bonaventura mi dispiace, voto 5, l'unico so 5 e mezzo perché abbiamo vinto. Çalhanoğlu voto 8, sempre Çalhanoğlu è l'unico giocatore indispensabile per questo Milan. Ante Rebic voto 8 perché Rebic non è un uomo, è un supereroe. L'unico giocatore in tutta la partita che è riuscito a fare corse più lunghe di 30-40 metri. È un gigante, davvero. Forse non sarà una prima punta, ma Rebic ci sta portando in Europa. Questo è garantito. Saelemaekers è entrato benissimo, voto 7. Paquetá, voto 7 anche per lui. Quindi, buona partita anche per Paquetà e niente ragazzi, queste sono le mie impressioni a caldo, poi stasera faremo un altro video, lo faremo un po' più lungo, risponderò anche a delle vostre domande e scusatemi, io non sono un intrattenitore, a me piace parlare di calcio, quindi non aspettatevi fuochi d'artificio dopo le partite o grosse parole se non si vince. Io questa è la mia contentezza, sono contento, il Milan è una grandissima squadra, siamo tornati, quelli che ci vanno contro devono stare soltanto muti e primi i nostri tifosi, quelli che parlano male, dovete stare zitti perché il Milan c'è e basta. Quindi noi ci siamo e ve l'ho detto, se tutti puntiamo a vincere, il Milan vince. Quindi ragazzi, sempre così, avanti così. Forza Milan! Milan campione! Forza Milan, il Milan olè! Forza Milan, vinci per noi! Forza Milan, la Sud è con te! Ale, 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 ale. Forza Milan, grandi ragazzi! Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, campanellina sempre, campanellina, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il Milan, forza ragazzi, grande vittoria. Ci sentiamo dopo.